Questo programma è presentato da Centro Commercio Ingrosso Abbigliamento Corredi Tessuti Antonino Caracoglia, via Lembo a Merito. Autodemolizioni Cento, Contrada Falco, Gioia Tauro, da tre generazioni con voi. Elettricità Perronace, via Martiri di Gerace a Cavologna Marina. Quanto strati e paesi e città io conosco, e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano, e lo treno che passa agli robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti puntare i denari con la mano tra la sacchetta affondata, e quanto strada con i piedi che dolino e lo cuore che si squaglia come gira. Allarma, allarma, la campana suona, di turca si è sbarcata la marina, che da una scarpa vecchia se la sola, cavimmo a fare una lunga cammina. Quanto è lunga sto cammina, disperata, questa storia si ripete cento volte. Noi fuimmo tutta quanta, sai, lontana, quando suona la campana. Allarma, allarma, la campana suona, di turca si è sbarcata la marina, e te ne grano lo porta la mola, come giovane anche la farina. Ma non basta una farina, questa forca, questa gente che non ha mai buttata in mano. Oh, padrona, vana sempre da lontana, quando suona la campana. Scendendo da nord, entrando nella Calabria, ecco il suggestivo presepe adagiato su una collina, dominato dal castello Svevo e Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, uno dei borghi più belli d'Italia per la sua posizione urbanistica arroccata, che rappresenta sicuramente il centro calabrese più pittoresco, tutto da vivere percorrendo le caratteristiche vie del tessuto storico che ha nel borgo medievale i monumenti più interessanti, con le chiese e il monastero dei Frati Osservanti, che oggi ospita il Museo delle Cere. Il primo nome di Rocca Imperiale nel 1269 fu Ricarcari, sicuramente per la presenza di fornaci per la calce. Il trovamento di pregevoli manufatti in ceramica fa pensare alla presenza di artigiani dediti a tale mestiere, trasformato poi nel 1644 in Roccarso, dopo essere stata saccheggiata e incendiata dai turchi. Si trova a un'altezza di 201 metri sul livello del mare e ha una popolazione di 3.350 abitanti, di cui 900 solo nel borgo. Allarma, allarma, la campana suona, di turca si è sbarcata la marina, che da una scarpa vecchia se la sola, cavimmo a fare una lunga cammina. Quanto è lunga sto cammina, disperata, questa storia si ripete cento volte. Noi fuimmo tutta quanta, sai, lontana, quando suona la campana. Allarma, allarma, la campana suona, di turca si è sbarcata la marina. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati. Giovedì sera, come sempre Radici, siamo al confine tra la Calabria e la Basilicata, l'avamposto
di Rocca Imperiale e scopriremo oggi cos'ha di imperiale questo posto straordinario con un maniero maestoso proprio sul punto più alto del paese che andremo più tardi a visitare, ma prima andiamo a presentare questo paese. Andiamo da Marisa. Buongiorno Marisa Spagna. Buongiorno e benvenuti a Rocca Imperiale. Buongiorno. Tu oggi ci farai da cicerone, da storico sì, di questo posto. Diciamo di sì. È un borgo importantissimo, caratteristico. Cioè, abbiamo 40 gradi, vieni che andiamo all'ombra. Vieni qua, andiamo all'ombra. Volentieri. Sotto l'ulivo, stiamo bene qua. Ecco qua. Oh. Noi adesso ci troviamo all'interno del monastero dei Frati Osservanti. Però il Rocca Imperiale, il borgo, è entrato a far parte tra i borghi più belli d'Italia dal 2018. È il paese della poesia, del cinema e del limone. Della poesia? Della poesia. Della poesia? Il paese è caratterizzato da stele poetiche, tutte in ceramica, maiolicate. Quindi il turista quando viene a Rocca Imperiale ha la possibilità di percorrere non solo le viuzze caratteristiche di Rocca Imperiale, ma poter osservare, meditare di fronte a queste poesie che sono delle poesie inedite, derivano dal concorso di poesia al Federiciano che si è attuato dal 2010. Dal 2010 le mettete in ceramica? Sì, lungo. Sono le poesie, ovviamente ogni anno dal 2010 fino a due anni fa, perché poi ovviamente c'è stato il Covid, quindi abbiamo bloccato, c'è stato un blocco totale di tutte le attività. Dal 2010 ogni anno si effettua questo concorso di poesia e alla fine del concorso la poesia vincitrice al premio appunto viene posizionata su. Avete capito che bel premio, sì, amici telespettatori? È un paese però foriero di associazioni. Sì, assolutamente. Io faccio parte dell'associazione un'associazione culturale denominata Stupor Mundi, in onore di Federico II di Svevia. E assieme ad un'altra ragazza, Annalisa, dell'associazione Fide Martem, un'altra associazione culturale, insieme lavoriamo, collaboriamo da più di 5 anni, proprio in maniera molto all'unisono. Noi ovviamente siamo tutti volontari. Dal castello offriamo la possibilità al turista di poter osservare, vedere, comunque conoscere la storia, le tradizioni di Rocca Imperiale, dal castello fino per tutto il centro storico, fino ad arrivare qui al museo, al monastero dei Frati Osservanti, perché questo è una struttura del 1600. Come tu ben sai, il nostro è un programma itinerante, giriamo il paese, però un piccolo accenno della storia di questo posto, quando nasce? Nasce con Federico II di Svevia. Siamo intorno al 1220. Perché il Federiciano, no? Perché sì, un paese, sì. Poi hai detto Stupor Mundi. Stupor Mundi, il soprannome di Federico II di Svevia. Stupiremo il mondo. Stupiremo il mondo perché siamo lo stupore di Rocca Imperiale, quindi con la nostra, il nostro modo di accogliere, comunque trasferire la nostra emozione, la nostra passione. Chiedo venia perché ho divagato io, ricominciamo con la storia. Va bene. 1220-1225, il borgo nasce con il castello Svevo, che si trova proprio sul punto più alto, circa 250 metri sul livello del mare. Poi ovviamente la popolazione, l'esigenza del popolo di costruire le varie abitazioni ai piedi del castello, e man mano inizia ad aumentare, quindi fino a dare la forma di questo, diciamo, questa forma triangolare, che dalla statale 106 di notte sembra non solo un albero di Natale, ma un presepe anche vivente, tutto illuminato, tutto, un'emozione unica, indescrivibile. Non è facile dimenticarsi di Rocca Imperiale. Man mano che scendiamo dal castello fino ad arrivare, perché sì, abbiamo il centro storico, però Rocca Imperiale paese comunque comprende anche questa parte, arriviamo fino al monastero dei Frati Osservanti.
abbiamo la possibilità di percorrere e visitare le varie chiesette, le cappelle, quindi, che ci sono all'interno del borgo, a partire dalla chiesa di San Giovanni Battista, costruita nel XIII secolo, e poi abbiamo la cappella del Santissimo Rosario, fino a raggiungere la chiesa madre, che è la struttura sacra più antica di Rocca Imperiale, 1239. Scendendo ancora più giù troviamo la cappella del Carmine e poi arriviamo qui al monastero. All'interno di quest'ultimo troviamo la cappella di Sant'Antonio. In realtà è una cappella dedicata a Santa Maria delle Grazie, però nominata dal popolo Sant'Antonio perché hanno trovato poi una statua di Sant'Antonio di Padova. Grazie. Allora oggi faremo una scorpacciata di storia, la storia pura, vera, di questo posto e anche di storia popolare, ovviamente, perché parleremo anche con il popolo. E allora benvenuti a Rocca Imperiale. Allora, Monastero dei Frati Osservanti, perché così? Allora, perché comunque i costruttori responsabili di questo monastero sono stati proprio i frati francescani minori, che hanno ricevuto l'ok ovviamente dall'ordine presente in Basilicata e iniziarono a costruire verso la fine del 1500 proprio questa immensa struttura, che poi è stata abbandonata e successivamente ristrutturata. Troviamo al primo piano, erano tutte stanze dedicate ai frati, quindi stanze. Quindi immagino ci sarà il chiostro dentro. Sì, un cortile interno, una cisterna di sotto. Come sempre, con l'acqua. Cortile, per l'acqua, per l'approvvigionamento dell'acqua. Attualmente, oggi, la parte, quindi il primo piano, troviamo la biblioteca comunale di Rocca Imperiale, assieme ad una sala convegni. Mentre su troviamo il Museo delle Cere. Cosa troviamo all'interno del Museo delle Cere? Ci sono statue proprio ad altezza d'uomo, tutte di cera e non solo. Poi avrete modo appunto di visitarlo e sono, diciamo, una sensazione spettacolare, impressionante. E quello che trasmettono è davvero fantastico. L'artista, il talentuoso appunto il professor Giuseppe Tufaro, proprio il responsabile del museo. Eccoci all'interno del chiostro che abbiamo menzionato prima, con questa immensa cisterna, pozzo, credo, dove si approvvigionavano d'acqua, e mentre il passeggio è quello ovviamente dietro i finestroni che state ammirando. È tutto più ammodernato ovviamente, ma immaginatelo privo dei finestroni, con i muri di un tempo, appunto origine del Cinquecento, ci diceva Marisa prima, quindi immaginatelo com'era una volta una struttura che conservata davvero molto bene. Oltre al Castello Svevo, da vedere la chiesa matrice dell'Assunta, del secolo XIII, con un campanile medievale e un pregevole altare. Poi la chiesa della Congrega di San Giovanni Battista, con un tabernacolo ligneo, opera di maestranze locali, del secolo XVIII. Ed ancora la chiesa di Sant'Antonio, con porta a valve lignee.
Eccomi Marisa, fa un caldo terribile oggi. E allora, siamo all'interno della cappella di Sant'Antonio? Sì, la cappella di Sant'Antonio, però dedicata alla Madonna delle Grazie, che possiamo osservare appunto la statua della Madonna da quella parte. Ecco, questa statua, andiamo, cominciamo proprio con questa, perché è una statua lignea molto antica. È antichissima, infatti la struttura risale al 1600. La cappella che si trova all'interno del monastero dei Frati Osservanti, costruita proprio dai francescani stessi. Siamo alla fine del 1500, inizi del 1600. Impiegarono tantissimi anni per costruirla e poi ovviamente aperta al pubblico dopo 50 anni. Quindi è dedicata quindi a Santa Maria delle Grazie, la statua lignea, antichissima, originale, mentre nominata... Senti, ho notato le spighe di grano. Spighe di grano, simbolo di fertilità, di abbondanza, comunque di buon auspicio il grano. Diciamo, abbiamo voluto cominciare con la statua della Madonna delle Grazie perché in effetti... È dedicata, la cappella è dedicata alla Madonna però, delle Grazie. La parte posteriore, lì... Sì. Quella è la parte più antica. Cioè questa, sì, e poi questa... ovviamente è stata ristrutturata perché questa cappella ad una sola navata si tratta di una cappella molto più grande rispetto alle altre, infatti poi come vedremo successivamente. E, ovviamente c'erano una serie di affreschi, un organo anche dall'altra parte, quindi importante, che troviamo in particolar modo in questa chiesa. È stata poi ritrovata la statua di Sant'Antonio. Di Padova. Allora, Sant'Antonio da Padova è questo qua. E questa statua è stata ritrovata coperta di una sostanza brunastra che molto probabilmente i monaci stessi l'avevano avevano ricoperto la statua per evitare appunto che si rovinasse? No, che la rubassero. Ah, perché durante appunto le incursioni turche, perché nel 1644 ahimè Rocca Imperiale è stata danneggiata, saccheggiata, distrutta dai turchi, ma miracolosamente salvata la popolazione in quelle circostanze, in quell'occasione. Insomma, mamma li turchi anche mamma qua. Li turchi. Salvata dalla matrona di Rocca Imperiale, la Madonna della Nova. Ecco, adesso ci andiamo alla patrona della di Rocca Imperiale. Ascolta, l'affresco è quello originale? Sì, sono delle tracce originali. Ovviamente con il restauro hanno lasciato diciamo queste tracce comunque particolari, diciamo degli affreschi 1600 comunque. Andiamo dalla patrona, vieni, andiamo dalla patrona, l'ho intravista un quadro proprio qui all'ingresso, eccola qua, vediamo che si posizioni anche il cameraman. Tradizione vuole, ovviamente l'attacco dei turchi è avvenuto il 2 luglio del 1644, in quell'occasione la popolazione sale al castello per comunque proteggersi difendersi. Allo stesso tempo pregano tutti insieme la Madonna che si trova dall'altra parte, in contrada Cesina, dove c'è appunto il santuario. Lo stesso pellegrino avvistato lì nel 1300 e poi dal quel momento hanno costruito la cappella. E, anzi, all'epoca si narra che c'era proprio l'immagine disegnata sulla cappella della Madonna della Nova e quindi dell'avvistamento. Ovviamente il 2 luglio è stata salvata quindi la popolazione, tradizione vuole che ogni anno dal 1644 si effettua questa processione, l'immagine della Madonna viene trasportata a piedi dalla cappella, ovvero dalla chiesa madre che si trova nel centro storico, fino ad arrivare a piedi attraversando il torrente Canna al santuario della Madonna lì in contrada Cesina. Abbiamo anche... cominciato a parlare dell'aspetto sacro di questo posto e allora abbiamo tanto da vedere dal punto di vista del culto qui a Rocca Imperiale e ci andiamo. Thank you.
Dopo una lunga camminata nelle viuzze di Rocca Imperiale siamo giunti alla chiesa matrice. Andiamo a visitarla perché c'è Francesca che ci sta aspettando. Che dire, è un colpo d'occhio magnifico entrando nella chiesa matrice di Rocca Imperiale e incontriamo appunto Francesca. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Allora, raccontiamo questo posto che direi di cominciare da quello che troviamo alle spalle dell'altare, insomma, qualcosa di magnifico. Sì, alle spalle dell'altare vediamo il nostro polittico in legno dorato, polittico che però non era presente all'epoca della prima costruzione della chiesa. C'è da dire infatti che la nostra chiesa nasce nel 1200, quindi quando poi andrete al castello vedrete stessa epoca di costruzione del castello. Abbiamo come data il 1239 e lo sappiamo con certezza dato che sul campanile è stata ritrovata un'iscrizione. Nel 1239 però la chiesa si presentava in una maniera abbastanza diversa da come la troviamo oggi. Infatti adesso troviamo tre navate, mentre prima ne era presente soltanto una, quella centrale, con l'altare e la piccola cappella che vedremo da quella parte con il Santissimo Sacramento. Il polittico che vedete invece, quello lì dorato con le tele, risale al 1600, così come al 1600 risale il nostro meraviglioso organo a canne che vediamo allora, da quell'altra andiamo parte. Con ordine. Raccontiamo intanto il polittico. Il polittico risale al 1600, quindi ad un ampliamento che la nostra chiesa madre ha avuto. Vediamo partendo dall'alto il Cristo benedicente, poi ai lati un tripudio di putti e angeli, fiori e angeli che appunto suonano strumenti musicali. Scendendo poi si vede la Madonna con alle sue spalle degli angeli ancora una volta e invece ai lati abbiamo i quattro evangelisti, in basso invece vediamo delle donne. Andiamo nei due dipinti laterali. Ok, i due dipinti laterali sono di epoca successiva invece al polittico e abbiamo da una parte Mosè con le tavole della legge e invece dall'altra parte un'altra rappresentazione di Dio. Destra per chi guarda il teleschermo ovviamente, invece è sinistra Mosè dalla parte destra del e sinistra invece sì. L'immagine di Dio. Adesso parliamo invece di questo altare, okay. Settecentesco. Altare settecentesco risalente all'ampliamento fatto per volere della famiglia Crivelli. La famiglia Crivelli arriva qui a Rocca e compra il castello e poi decide a partire dal 1730 di ampliare anche la nostra chiesa madre. Quindi abbiamo questi altari sia sulle navate laterali ma anche qui e vediamo dei colori come il verde, il rosso e il giallo che rimandano allo stile barocco, quindi stile del Settecento. Lì inoltre vediamo il Santissimo Sacramento, c'è anche la luce appunto, che invece prima si trovava da quest'altra parte nella sua cappella. Abbiamo parlato di questa chiesa che risale intorno al 1200, la prima costruzione. Poi 1239, viene fatto un ampliamento. Esatto, nel 1700 appunto, anche se nel 1600 vengono aggiunte parti della chiesa come l'organo a canne ligneo che vediamo dall'altra parte, di originale troviamo un elemento molto fondamentale risalente al 200 che è appunto quest'alto rilievo che vediamo da questa parte. Alto rilievo di Gesù Buon Pastore presente già qui nel 1200, quindi è originale. Purtroppo non è completo come potete vedere, ma ciò che è stato ritrovato si cerca di conservarlo al meglio, insomma. Qui prima erano conservate le ostie consacrate, mentre adesso sono state spostate dall'altra parte dove abbiamo visto. Comunque questo qui è un fiore all'occhiello, potremmo dire, così come un crocifisso miracoloso che vediamo dall'altra parte. Eccoci davanti al crocifisso e perché miracoloso, Francesca?
perché fu ritrovato assieme a dei documenti. Su questi documenti era scritto che il 30 marzo del 1691 questo crocifisso sgorgò sangue vivo misto ad acqua dal costato. Da allora il miracolo non si è più ripetuto, purtroppo, ma noi come tradizione abbiamo quella di portare in processione il crocifisso ogni 30 marzo. Molto spesso ci viene chiesto se il 30 marzo del 1691 fosse qualche ricorrenza importante o qualche evento in particolare. In realtà si trattava quasi certamente di un Venerdì Santo. Effettivamente come periodo ci troviamo vicini alla Pasqua, a fine Quaresima, e quindi sì. Hai detto 30? 30 marzo. 30 marzo. 1691. Ma è facile controllarlo questo, no? Che giorno era? Basta andare dietro solo il tempo. Sì, era appunto un Venerdì Santo. Riesce. Ed era Venerdì Santo, sì. Quindi sanguinò quel Venerdì Santo, quindi non si è più ripetuta questa cosa. No, purtroppo. Evento prodigioso che viene ricordato. E allora, abbiamo visto quanto di bello c'è all'interno della chiesa matrice di Rocca Imperiale. Quando dormivi la notte intole tu meu, sonnavi cama, abbracciavi un scrosciuto mare. E di qua lei? Io sono di Monte Giordano. Qua vicino, è a Monte Giordano, i fatti da Scatillo. E come si fanno? La rocca la rocca. E come si fanno? Poi giusto mo telefono, signor. Era l'ora di Scatillo. E come si fanno? Quelli come si fanno? Così. E sono pronti. Acqua, farina e basta. Così, pasta? Solo acqua. Nemmeno il sale si mette poi in cottura. Si mette in cottura. Rascatil, ricordatevilo. Oggi ce li mangiamo, i rascatil. A Monte Giordano li fanno pure. Pure Monte Giordano è in Calabria, sì. Paese vicino. Siamo al confine. Tu respiro sti luci cari, mi fanno ricordare che ti voglio bene, senza di te è una pena e non posso scordare. Né più uguali e diversi, né più bianco né più nero, della guerra sono stanco, ho fatto un sogno più sincero, ho fatto un sogno che ti canto. Mi svegliavo stamattina faccia e corpo colorati, e i giornali e la televisione non sembravano spaventati. Non credo a un mondo che rotola indietro, non credo che per vivere serva un segreto. Non credo alle favole, ma ho immaginazione e credo siano tutti uguali e diversi da me. Ero in guerra ed ero a casa, ero a terra ed ero in volo, ero e non so più chi sono, ma di certo sono un uomo che si svegliava stamattina faccia e corpo colorati e i giornali e le televisioni non sembravano spaventati. Non credo a un mondo che rotola indietro, non credo che per vivere serva un segreto, non credo alle favole ma ho immaginazione e credo che siano tutti uguali e diversi da me. Gianluca Grignani, chissà se è proprio l'autore della canzone, potrebbe essere lui, no? Rosa la mente riposa, che penso sempre a te, a zonnavi di abbracciare, accarizzare, mi veni pensare, che ti... Ah, che bello fresco, no? Al fresco si sta sempre bene. Si sta bene al fresco, eh. A birra avevamo visto. Si sta vendendo come campanella. Cerco guai. Voi che cercate invece? Noi adesso abbiamo finito di lavorare. Cercate stiamo... fresco. Ci stiamo dissettando. Alle 10? Finito di lavorare? Noi iniziamo di notte. E che lavoro fate? Dettezza urbana. Ah, ecco. Tutte e due? No, lui fa altro lavoro. Trattorista. Oggi il trattore non c'è. No, la notte. C'è la notte. 40 gradi. Si muore. Andiamo la notte. Sempre il trattorista avete fatto? Sempre qua? No, Policoro. Dove? Policoro. Ah, quindi in Basilicata praticamente. Ma siete vicini, Lucano, no? Tutti e due lucani siete? Sì, sì. E lavorate in Calabria? Sposati a Rocca e abitiamo a Rocca. Siete stati ammagliati da Rocca e dalle rocchesi?
Ma più che altro c'è un detto che chi beve l'acqua della fontana la ruvola arriva a Rocca e non ce ne va più. Ah sì, e noi andiamo dove bevemo quest'acqua che stavo tanto comodo. C'è una fontana che ha dissetato ai tempi il paese di Rocca. Gnetta Magro si chiama. Come? Gnetta Magro, gatto magro. Ah, e come si chiama il gatto qua? Gnette? No, dialetto Gnetta Magro. Dobbiamo andare a Gnetta Magro a bere l'acqua, avete capito? E noi ci andiamo. C'è una fontana storica che dissetava il paese ai tempi. Ancora disseta, però fa innamorare pure. Fa innamorare. È una bella cosa, no? Avete bevuto pure voi quell'acqua? Sì, sì. Come ti chiami, scusa? Massimo. Massimo, hai bevuto quell'acqua pure tu? Qua no, a Rocchimbegale no. Ah no? E perché sei rimasto qua allora? Perché ci siamo incontrati. Sono cacciatore di affari. Ah ecco. Eri in attesa occupazione, si è occupato. Con la moglie. Con la moglie, bello. Procacciatore di moglie era, in quel caso. La regola è quella. Come vedete, in quel, non solo quel concorso, ma in tutte le nelle strade di questo posto ci sono le poesie. In questo caso hanno scelto proprio questa di Francesco d'Assisi e non poteva essere che il Cantico delle Creature, straordinario. Sami un scruscio domani, tu faccia ricordare. Questi baffi sono veri. C'hanno 54 anni. Non li avete mai tagliati? Mai tagliati. Sicuro che sono veri? Tiratevi, dimo. Ti. Ma no, che baffi, mamma mia! Sembro che pazzo ero! Sono baffi veri, no, finti? Come vi chiamate? Io mi chiamo Rio Alfredo. Alfredo? E abito qua in via. Di Rocca, proprio. Di Rocca, nato, cresciuto. Tutto è pasciuto? Abbiamo immigrato, ritornato. Ah, dove gli sto? Lontano? Immigrato, sempre in Italia, e in Emilia Romagna, Ferrara. E che faceva a Ferrara? Facevo il caposquadra alla TNT Trago a Bologna. Vi ricordate tutto? Io mi ricordo tutto. Allora io facevo il pentolare con la macchina, portavo gli operai, andavo... Ah, il pentolare? Sentivi pentolaro, no? Pentolare. Allora avevo degli operai a Ferrara e li portavo con la mia macchina dove lavoravo io. Poi facevo il caposquadra, poi la mattina smontavamo, lavoravamo di... Lavoro facile praticamente? Sì. Non facevo niente, dicevolo pure. Sì. Che sto lavoro mi chiamate? A scaricare i legami, a caricare... Gli altri, voi portavo i pendolari? No, io portavo gli operai. Loro scaricavano? E io dicevo a lei... Scarica, scarica. E appunto non facevo niente, sì. È quello che ho detto io. Poi la giusto Alfredo. E poi la mattina dovevo assegnare le ore a quello. Che fatica, mamma, che fatica, mamma mia. Uscivo da casa alle 4 di sera, rientravo alle 8 la mattina, arrivavo a casa, facevo la... Sempre in partendo ordini però. Tu fa chiesto, tu fa chiesto, fa chiesto. Andavo lì a lavorare e ritornavo. Andiamo e fatichiamo Alfredo un poco. Andiamo lì, andiamo. Andiamo lì. E non posso scordare la tua bocca e lo tuo. Troviamo anche qualcosa di inconsueto, una canzone, ed è di Eugenio Bennato. E quale può essere se non la sua più famosa, credo, intorno al mondo, ovvero Amma Pusata, chitarra e tambur, Brigante se muore. Amma Pusata, chitarra e tambur, ma che sta musica santa cagna, ma Brigante facimma paura, e qua scuppetta purimma canta, e qua scuppetta purimma canta. C'è un elemento importante della tavola calabrese nord, come appunto ci troviamo qui, che viene per lo più dalla montagna. Parliamo di tartufo. Tartufo è in uso, trovarlo proprio in questo posto. Andiamo a visitare proprio un'azienda che produce questo e lo trasforma addirittura. Buongiorno Egidio. Buongiorno. Ben trovato. Grazie, anche a voi. E allora, tartufi. Sì. È raro trovarli, sì, di quelli non si, buoni. Non si direbbe, però anche qui in Calabria abbiamo un tartufo di ottima qualità e in grandi quantità. E finisce spesso nel piatto dei calabresi, ma soprattutto fuori. Soprattutto fuori, sì, sì. Diciamo è apprezzato anche fuori, soprattutto. Si dovrebbe misurare un po' col porcino, perché è più, come dire, più, meno ricercato rispetto al tartufo, perché il tartufo ovviamente ha un costo maggiore, sì, rispetto... Sì.
molto sì, di più direi. Diciamo un po' di è un uso diverso pure. Esatto, resto, esatto, no? Esatto. Appartengono più o meno alla qualità. Sì, appartiene sempre alla famiglia dei funghi, però un fungo ipogeo, cioè si trova sotto terra anziché che sopra apogeo. Ma tu dicevi con i cani? Sì, sì. Io ho iniziato per passione circa 15 anni fa. Poi sono 4 anni oramai che è diventato il nostro lavoro. E questo raccolto in quanto tempo l'hai fatto? Allora, questo è un raccolto, diciamo, a volte anche di un giorno, perché noi diciamo lavoriamo il tartufo, compriamo anche da diversi cavatori, dunque questo riusciamo periodo, ad giusto, accumulare per sì, per il tartufo periodo estivo questo, poi da settembre inizierà questa il tartufo come bianco. Si prospetta? Ma è un po' siccitosa, però abbiamo imparato che non si possono fare previsioni, diciamo cambia sempre. Ma è vero che sempre. Più caldo è migliore la qualità? Per il nero sì, naturalmente non proprio un caldo eccessivo, però per il nero il caldo ci vuole. Ci prima vuole. Di parlare di te, la tua azienda, l'uso del tartufo? Allora, il tartufo diciamo lo puoi usare in mille modi. Per condire io l'ho tratto sulla pasta, quello è il modo più semplice e anche il più buono, diciamo, si sente buono, no? Infatti sì, sì. Oppure si può condire pure su dei secondi di carne ma anche di pesce, sta molto bene, pesce, sì, sì, anche sul crudo si abbina perfettamente. Di fatto ciao. Sassone che fa? Raccoglie i tartufi e poi? Allora noi raccogliamo i tartufi, poi li selezioniamo e i nostri clienti li apprezzano, diciamo, in tutto il mondo. Per esempio, noi patè, sì, salse. Poi facciamo dei prodotti, delle salse oppure delle creme in purezza e vari abbinamenti come burro al tartufo. Addirittura, sì. Anche il burro al tartufo. Facciamolo esatto, vedere un attimo. Sì. Burro al tartufo era una novità straordinaria, sì. Io non lo sapevo mai visto. Questo, ecco, questo è un prodotto che va molto tartufo. Perché lo puoi usare per condire. Condire la pasta direttamente. La pasta o. Qui dai fragranza del burro, esatto, più il tartufo esatto. Dentro. Esatto, una scalottina di carne. Anche il grano ci mettiamo un po' via. E quello sta ci sempre vuole. Bene, sì, ci sì. Vuole. Bravo. Allora, ho visto la salsa reale, che cos'è la salsa reale? Allora, salsa reale è come una fonduta di formaggi con del tartufo, tartufi bianchi. Anziché nero. Quindi viene usata come? Questa può essere usata su secondi, anche su bruschette naturalmente. Quindi ancora più preziosa, perdono, io sono ignorante in materia, ma sì. Il tartufo bianco è più prezioso? Sì, sì, sì. Il tartufo quindi, bianco è più prezioso perché è più raro, è più difficile. E quindi sarà provarlo. Più preziosa anche questa. Sì, poi naturalmente ci sono vari ingredienti, poi a seconda della purezza, se è solo tartufo o altri ingredienti, il costo lievita oppure no, ma sono cifre a cui ci si può avvicinare facilmente. Ho visto la salsa tartufata bianca. Questa è una salsa tartufata questa bianca. Sulla pasta? Anche, questa però io la considero più su dei secondi, pure su arrosto, di carne. Insomma, per dare un gusto più raffinato, certo, diciamo, sì, per sì, sì. Dare il profumo. Abbastanza, giusto? È una certa importanza pure al piatto, diciamo. Sulla cacciagione soprattutto, soprattutto dovrebbe stare sposa benissimo. Alla grande. Io, guarda, ho questo desiderio. Approfittane. Approfittane come fanno i tuoi cagnolini, no? Sì. Davvero un profumo straordinario, anche se voglio dire, un po' refrigerato perché è stato un po' nel frigo, sì, infatti un po' poi più un po' si scalda con la fragranza, ma la basta fragranza, lasciarlo un po' fuori, esatto. E torna quello. Ho visto che fate anche altre cose, altre. Sì, poi abbiamo la linea di pasta al tartufo, il riso fate al tartufo, sempre voi? Sì. Una bella tagliatella al tartufo, infatti, ha bisogno anche di salsa questa, no? Ma questa la consiglierei più in purezza o con al massimo il burro al tartufo o solo burro e poi una bella grattugiata di tartufo fresco. Davvero complimenti. Grazie. L'azienda giovane, da quanto tempo siete? Da 4 anni che è l'assessore tartufi, sì. E che mercato riuscite a fare? Allora, noi esportiamo già in Giappone, Messico, America, Europa un po' dappertutto. A novembre saremo in Giappone alla JFX Food, la fiera alimentare di riferimento del Giappone. Sì. Il Covid ci ha un po' limitato, però stiamo. È un mercato giapponese o un mercato ampio? Infatti, sì, loro apprezzano molto i nostri prodotti, il Made in Italy e soprattutto la Calabria, sto vedendo, sì. Grazie, dunque, grazie. Grazie a voi per essere venuti a trovarci. Che dire, mangiamo il tartufo. Buongiorno! Buongiorno! Madonna, che caldo che fa c'è sto paese! È tempo suo! È tempo suo!
sì, era passato. Suo. Giusto. Che stavo facendo? Non per sapere i fatti vostri. Spettacolare. Ah, spettacolare. Capatao. No, parliamo. Murmuriate, ho capito. No, parliamo. Sparlate. Quello ha detto la signora che sparlavate. Di chi sparlavate? Che mi sta bene. Quello importante che noi mi sta bene. Ma se qualcuno sparla, di che cosa sparlavate, signor? Di cui parlavo? Parlavo con la signora. A una volta, aspettate un minuto. Questa signorina qua fa sempre parla, ma hai capito? Ah, ho capito. Lei prende le notizie in giro e gliele riporta qua. Sì. È questa la verità. Vi chiamate? Carmencita, madonna, spagnola, E voi? Tronzellita. Come? Tronzellita Maria. E che siete spagnole tutti e due, Tronzellita? No, io sono spagnola. Spagnola? È spagnola, signora? Ma quale spagnola? Spagnola di Rocca? No, siamo di Rocca Imperiana, nata e Pasciotto. Sempre qua? Sempre di qua. Tarantina siete? Ah, è di Taranto lei. Sì, ma... Ah. Da Conta Fesserì? No, vedi che non so Fesserì, c'è stata battata, Giuseppe. Parla bene Tarantino. Tu dita, Francesco. Parlate buono Tarantino? C'è un fatto. Ci ho fatto noi, stiamo bene. E sciamaffe? Non ci fa niente. Sì. Ce ne siamo a cinque, ce ne siamo. Ce ne siamo a cinque, ce ne siamo a cinque. Ce ne siamo? Sì, ce ne siamo. Ce ne siamo? A piani quezzi. A piani quezzi, mangiamo i quezzi. I quezzi, i quezzi. I quezzi, come chiamate i quezzi? I quezzi chiamano. I quezzi, si chiamano. Non si chiamano quezzi, a Taranto chiamano quezzi. Sì, a Taranto. Signor, voi come chiamate i quezzi? O tu sei che è spagnolo e tarantino. Vedevo il tarantino se sa pure rispondere. Vi mandavi pellizzi e portaste volazzi. Se vi mandava per cozze, che portavo? I quezzi. Ha capito bene. Cioè, voi avete avuto 5 figli. Io sto parlando vostra mamma, quanti ne ha avuti? Mia mamma 8. Ah, saluti, non c'era la televisione una volta. 7 donne e uno maschietto. Ah, beato lui, fra le donne si scialava. Come andava a bacchetta? Sì, e io non sposavo uno. Eh? E io non ne ho avuto una femminuccia, tutti maschietti. Tutti mascoli? Tutti maschi. O signore, vuol suo contrario? Tutto contrario. Meno male che quattro se ne sposate, se ne niente. Nato con non ne può sapere. Eppure buono, che si donne da vai. È una rovina. Vostro papà che lavoro faceva? Contadino. Ah, quindi avevate la campagna. Pure mio marito, pure io è stato bracciante agricolo. E che coltivavo? Tutto, i vigneti, il pasillo. Ma che facevo vino buono qua? Tutto. Facevate il vino buono? Facciamo tutto, tanto non si comprava niente. O pane di casa, le cose di casa, sasso, maia, tutto di casa. Ma voi, sui soldi, spendono e mangiano. Invece noi ma che lavoriamo, ma facciamo tutto. Cucinasto per oggi? Sì, sì. Che cucinasto? Oggi è la zucca. Ah, cucuzza. Ah, cucuzza con la carne. Girala come vuoi. E come giri se tu? Sempre cucuzza. Sempre. Ah, beh. E chi gli avete in piedi la cucuzza? Solo cucuzza? No, poi c'è un secondo, c'è un antipasto. E che antipasto che? C'è un po' di salame, un po' di prosciutto. Un bicchiere di vino non bevete? No, vino no. Niente vino? No. E che bevete? Acqua? E acqua. Se mio figlio si può fare un bucroccio. Vostro figlio, sì. Quanti anni ha vostro figlio? Già io non pensavo, 62 anni. L'ultima bambina, l'ultima. E ce l'avete con voi in casa? Sì, moglie da me. Ah, sì. Io si piglio un bagno? Che buono l'acqua. Ma quando ho lavorato 42 anni. In pensione. Ma pure a tocco. E miscelate, mo. Avete avete compagnia? Sì, sì, in compagnia. Babbo, se cucinasto non ti indagliamo. Vi saluto. Ma il profumo non mi pare tanto buono da cucuzza. E mo vi si trovate da venerdì? Cucuzza, voglio cucuzza io. Vi dicevo, questo passaggio e giro nel culto di Rocca Imperiale, siamo adesso nella chiesa di San Francesco e siamo nel XVI secolo. Il culto per San Francesco da Paola è diffuso in tutta la Calabria, ma ovviamente non solo, arriva fino a qui, tant'è che questa chiesa viene edificata nel XVI secolo.
Vero Federica? Sì, questa chiesa viene edificata verso la fine del XVI secolo, quindi nel 1500 inoltrato, e infatti esternamente è molto antica. All'interno si possono trovare la statua di San Vincenzo Ferrer, quella di San Domenico e lì invece quella di San Pasquale Beilon. Protettore di donne. Protettore, esatto. Al centro invece potete trovare la Madonna del Rosario. Per quale motivo? Perché questa chiesa non è soltanto la chiesa dedicata a San Francesco di Paola, che troviamo lì invece. Perché? Perché c'è la... Perché questa chiesa è stata edificata anche per la Madonna del Rosario. Questa Madonna, insieme a San Francesco, si festeggiano esattamente l'1 e il 7 ottobre, mentre San Francesco, che dovrebbe festeggiarsi il 2 aprile, in realtà lo festeggiamo qui a Rocca verso la fine di aprile, quindi dopo Pasqua. Allora, Rocca Imperiale, più che un borgo, come recita la tua maglietta, oggi ci siamo avvalsi dei ragazzi, delle associazioni per raccontarne la storia, e andiamo nella storia di Francesco da Paola, storia straordinaria però. Sì, San Francesco diciamo che è l'emblema di questa chiesa più che la Madonna, perché ripeto è stata edificata principalmente per questo motivo, e infatti possiamo notare anche sul pavimento un loculo tombale che rappresenta i simboli insomma che richiamano all'ordine dei francescani. Rocca Imperiale, come tanti altri paesi, nasce intorno al castello, costruito da re Federico II di Svevia nell'anno 1225, avvalendosi dei suoi architetti militari. Costruzione maestosa, restaurata, che più tardi con l'avvento degli Angioini fu donato a Fra Giacomo de Tassi, priore dell'ospedale dell'ordine di San Giovanni di Gerosolomitano di Messina. È il momento che aspettavamo, del resto è conosciuto in tutta la Calabria, non solo questo castello. Il castello di Federico II di Svevia, appunto in Rocca Imperiale. Siamo proprio davanti al punto dove c'era il ponte levatoio. Andiamo su, dentro il castello. Eccoci all'interno, forse il luogo più importante che si trova non solo in questo posto ma di tutto il comprensorio, perché la vista spazia verso la Sibarite ed arriva addirittura anche verso la Puglia. Buongiorno, ben arrivati. Annalisa Lacanna, giusto? Benissimo. E allora Annalisa, siamo davanti a uno dei castelli più importanti di Calabria ma anche quelli meglio conservati. Certo, il Castello Svevo nasce e venne edificato appunto da Federico II di Svevia nel 1225. Però con Federico vediamo una piccola parte di costruzione, perché l'ampliamento lo vediamo nel corso dei secoli.
Gli elementi federiciani nel nostro castello sono appunto l'ingresso, il primo viale con la prima cinta muraria, attraverseremo poi la scalinata originale del 1225 con il portale di Federico, mastio centrale e poi andremo a visitare le scuderie federiciane. Allora, siamo davanti alla Torre Matta. Sì, la Torre Matta però costruita, il primo ampliamento avvenne proprio nel 1487 con Alfonso d'Aragona, che aggiunse innanzitutto tutta la cinta muraria, più la parte sottostante che viene chiamata la cittadella e aggiunse le torri, la prima torre e la Torre Matta. Matta perché all'interno ci sono comunque quattro case matte. Cosa sono? Sono le stanze che utilizzavano i soldati per le munizioni. Abbiamo la base tronco-conica, al di sopra merlatura guelfa con beccatelli e centrale abbiamo il cordone, viene chiamato il cordone catalano, che può sembrare un ornamento di bellezza, ma non lo è. È la strategia più atroce che il castello possiede. Perché quelle striature grigie e nere che si notano sulla torre non è altro che pece, quindi quando arrivava il nemico veniva calata dalle caditoie. Sono rimaste le tracce della pece rimaste che si buttava bollente giù. Bollenti, quindi arrivava sul cordone avendo un gran raggio d'azione, batteva, quindi schizzava e soprattutto sul portale poteva bruciare il nemico con molta facilità. Senti, forse io sbaglio, io non sono tecnico delle cose, di queste cose qua, sì. Ma è una canalizzazione quella? Sì, assolutamente. Una canalizzazione e al di sotto abbiamo il fossato federiciano che in tutti i castelli nella maggior parte si trova sempre pieno d'acqua, il nostro invece è rimasto sempre asciutto, strategia di Federico perché lui pensò in caso di attacco la popolazione di Rocca dove si rifugia e ha avuto ragione perché nel 1644 Rocca venne invasa dai saraceni, distrussero tutto il borgo di Rocca Imperiale, la popolazione sale e si rifugia proprio nel fossato, l'unico bene il castello a non essere espugnato. C'era un fossato, probabilmente c'era anche un ponte elevatoio. Sì, da quella parte abbiamo il ponte elevatoio, poi è stato sostituito nel tempo dagli aragonesi con il viale, infatti troviamo il viale in ciottoli. E arriviamo finalmente al grande portale di Federico II. Sembra quasi un ingresso trionfale, no? Arrivare sì. In questo maniero che è stato espugnato purtroppo uno. Certamente. Si sono saputi difendere fino a un certo punto. I turchi devastavano tutto. Sì. E raccontiamo ancora la storia. Certo, come dicevo prima, nel 1644 la popolazione in una notte venne appunto svegliata da questi fuochi, da queste urla. Notte turca sicuramente spaventosa, perché come dicevo le famiglie svegliate da questi fuochi hanno preso il più possibile nelle loro case, soprattutto i loro figli, e scappano tutti a rifugiarsi nel fossato. Sì, qua sotto praticamente. Qua sotto, sì. Ma qui c'era il ponte elevatoio. Ponte elevatoio che ovviamente poi quando arrivano gli aragonesi viene modificato, viene tolto, quindi creano questo viale originale in ciottoli. Portale di Federico con la scalinata, come vi dicevo, originale. È rimasto come era un tempo. Sì, nel 1225. La particolarità sono proprio i mattoni posti a spiga di pesce, questo per consentire l'accesso anche ai cavalli, quindi il percorso che noi stiamo facendo a piedi Federico lo faceva ovviamente a cavallo. Cioè, entrava a cavallo al palazzo praticamente. Al palazzo. E anche facciamo qui vedere questo lavoro che è straordinario, sì. Il lavoro che ha fatto e questa pavimentazione, solo. Vedete la spina di pesce si nota. E non solo, per non far scivolare gli zoccoli. Sì, per non farli scivolare. E non solo, la scalinata, oltre alla sua bellezza spettacolare dell'originalità, abbiamo anche un'altra strategia federiciana, perché se voi fate caso, prima è larga, man mano che saliamo si chiude come se fosse un imbuto. Quindi questo stava a significare un'ulteriore strategia, perché qui una volta che il nemico varcava poi il portale potevano arrivare anche 20-30 persone, salendo ovviamente dovevano restringersi, quindi loro dalle arcate federiciane potevano colpire con più facilità il nemico. Poi abbiamo le porte dedicate alla sentinella e l'altra apertura che si nota lì, si entrava nella Torre Matta, quella che abbiamo spiegato poc'anzi. Qui si andava a cavallo, noi andiamo a piedi. Eh sì. Raccontiamo un po' la vita di questo palazzo. Ai tempi di Federico
Tempo di Federico. Cosa c'era qua? Innanzitutto quello che vedete, qui era l'entrata, l'ingresso e poi ovviamente tra un po' arriviamo in Piazza d'Armi. Federico qui era solo di passaggio, quindi non aveva... Cioè, non era un luogo centrale questo, no, ovviamente. No, era solo di passaggio perché lui le sue vere dimore poi le vediamo anche in Puglia. Quindi qui lui si soffermava con la sua corte, arrivava... Andava a caccia. Andava a caccia, l'attività venatoria di Federico, sempre con il falco sul braccio. Quindi amava talmente questo territorio, anche perché noi abbiamo Rocca Imperiale, gode di una fitta rete boschiva, quindi si fermava, si faceva la sua partita di caccia e poi riprendeva il viaggio insieme alla sua corte con ovviamente tutti quelli che c'erano e ripartiva poi per arrivare in Puglia. Abbiamo già anche detto come altri che si sono succeduti a Federico hanno costruito e ricostruito sopra. Sì. Questo è un punto più nuovo, sono le cucine. Sì. Le cucine dei aragonesi. Andiamo nell'ambiente aragonese. Sì. Ecco le cucine. Allora, partirei dal fornello, dai fornelli. Certo. Insomma, è il punto principale. Qui abbiamo i forni, ovviamente, dove loro preparavano il pane e quant'altro. Poi abbiamo il castello a tre cisterne d'acqua. La prima sorge proprio all'ingresso delle cucine, con conduzione poi di canaletta che arriva nei lavatoi. Allora, questa dobbiamo farla vedere. Eh sì. Invitiamo il cameraman a seguirmi. Andiamo qui, ecco qua, questa è la cisterna. Sì. E da qui poi parte questa canaletta, vedete? Sì. L'acqua come veniva convogliata per lavare. Sì. Questi erano i lavabbi di una volta, il lavandino. Sì, il lavandino. La cucina, lavandone in questo caso. In questo caso immagina sì. I pentoloni che erano qui a i lavare pentoloni, tutte infatti, le stoviglie, insomma. Venivano presi da questa parte, perché qui abbiamo i quattro cerchi, erano proprio i fuochi, dal più grande al più piccolo, qui si bolliva, si cuoceva con i grandi pentoloni. E sono questi qua. Sì. Andiamo a inquadrare qua, questi qua sono il punto dove si mettevano i pentoloni per lasciarli bollire. Sì. Giusto? Una sorta di caldaie grandi. Sì, sì, anche sì. Perché il castello era abitato da tante persone. Eh sì, oltre teniamo... alla vita di corte, anche la servitù, insomma, doveva essere rifocillata. Certamente. Però c'è un posto che non possiamo fare a meno di esplorare, ed è Piazza d'Armi. Piazza d'Armi. Dove si facevano le esercitazioni. Sì. E le parate militari di una volta. Andiamoci. Vero. Andiamo. Questo era l'ambiente più grande, no? Sì. Dell'esterno, anche se all'interno del maniero, però è all'esterno delle mura. Sì. E qui avvenivano le esercitazioni, sì, dei soldati. Questa è la piazza d'armi viene chiamata, la piazza più grande del castello. E dove si nota a terra questo enorme riquadro che ricopre quasi l'intera piazza, al di sotto esiste la seconda cisterna d'acqua più grande del castello. Da quella parte invece si scendeva per entrare nelle prigioni, prigioni che hanno due sbocchi, il primo va nel fossato, il secondo invece passa per Piazza d'Armi e si congiunge vicino alla Torre Polveriera. E anche da questo punto possiamo notare l'ulteriore ampliamento poi nel 1700 con i Duchi Crivelli, il palazzo settecentesco. Da notare in particolare, soprattutto vicino a questa prima finestra, si intravedono dei mattoni. In realtà non sono dei mattoni, è un dipinto, viene chiamato proprio la tecnica del falso mattoncino rosso. Siamo in questo epoca... Viene ritratto, questo dipinto. Viene ritratto innanzitutto il simbolo del mattoncino ed era il colore rosso, siamo in epoca quindi corrente artistica rococò inizio barocco, dove il rosso era il colore appunto che dominava. Raccontiamo quella vita di corte però, settecentesca, sì. Cosa c'era? La vita di corte, innanzitutto il castello da fortezza militare passa a palazzo nobiliare. Cambia completamente aspetto e appunto sopra abbiamo le sale reali dove vivevano i Duca Crivelli. Una volta però abolito il feudalesimo, i Crivelli furono costretti ad andare via, quindi svuotarono completamente il castello lasciandolo in stato di abbandono. Fino al comincia la decadenza. Sì, comincia la decadenza fino al 1903, quando poi venne acquistato privatamente dalla famiglia K, che risiedono all'interno del castello fino al 1987.
Dopodiché, comunque, notando recentissima, il castello dall'87 passa al comune, quindi dall'87 fino ad oggi il castello è di proprietà comunale. Ci siamo noi ragazzi dell'associazione di volontari, la Stupor Mundi, quindi dedicata interamente a Federico II, che accogliamo i visitatori, effettuiamo visite guidate nel nostro castello per far conoscere la nostra storia e soprattutto i nostri meravigliosi luoghi del castello e poi anche del borgo. Annalisa, grazie, io ti saluto, grazie. Come si faceva una volta. Grazie Hai mille. Hai accennato al comune, io vado dal sindaco. Va bene, prego. L'economia di Rocca Imperiale si è retta sempre sull'agricoltura e il suo prodotto principe è il limone, coltivato fin dal 1600, come attestato da documenti storici. Limone che ha ottenuto la certificazione IGP nel 2011 ed è noto con il nome di Nostrano di Rocca Imperiale o limone antico. A proteggere questo prodotto, che ha la caratteristica di avere pochissimi semi e un profumo intenso, è il Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale, nato nel 2000 e oggi conta molti produttori e confezionatori. Giuseppe Ranù è il sindaco di questo luogo. Prima di tutto complimenti sindaco, perché per come tenete il paese, assolutamente pulitissimo. Noi abbiamo fatto un giro in tutto questo centro storico magnifico, oltre alla magnificenza che già il centro storico ha, a questo aspetto esteriore di estrema pulizia. Complimenti. Grazie. E poi mi racconti Rocca Imperiale. Ah, Rocca Imperiale è una cittadina che sta in mezzo a due grandi pianure, metà puntino della Sibaritide, con alle spalle il Pollino. Questo ovviamente ci rende particolarmente attrattivi e allo stesso tempo rende questa comunità, rende questo territorio, che è la porta d'ingresso poi della Calabria, una grande opportunità per l'intera regione, ma io dico anche per l'intero Mezzogiorno, per quelle che sono le caratteristiche che trattiene. In particolar modo i simboli più importanti qui nel nostro straordinario castello di Federico, il borgo a gradinate e allo stesso tempo i nostri preziosi limoni, i limoni di Federico, è così che vengono, come dire, battezzati, e poi il nostro mare, il nostro lungomare, insomma Rocca ha tutto, una spiaggia importante con quasi 7 km e più di costa, ciottoli, sabbia, scogli. Insomma, Rocca è una terra ricca, cioè, un particolarmente attrattiva, è una terra molto turismo, attrattiva, insomma. Assolutamente sì. Senta, avete un castello di una bellezza, oserei dire, disarmante, anche guardarlo da giù, e anche questo territorio, il paese come predisposto, insomma, di notte un albero di Natale, mentre poi una sorta di presepe, no? Caratteristiche che pochi hanno in Calabria, soprattutto avere questo castello in cima e poi tutte le case giù. Un colpo d'occhio magnifico. È il castello più grande della Calabria, uno dei castelli più grandi del Mezzogiorno. Ultimamente è stato anche, come dire, riconosciuto dalla nostra regione Calabria, dal Ministero, per quelle che sono proprio le sue potenzialità, e siamo stati beneficiari di un finanziamento di circa 3 milioni e mezzo che andrà interamente a recuperarlo e quindi porterà alla luce anche gli altri angoli. Noi puntiamo ad un'azione ovviamente di recupero di quelli che sono le parti ancora, diciamo, spente, per così dire, allo stesso tempo azioni che puntano a salvaguardarlo da un punto di vista idrogeologico. Ci sono dei fenomeni di microdissesto, quindi insomma un'operazione importante e allo stesso tempo un risveglio conservativo, però anche di prospettiva, perché guardiamo al futuro per come poterlo utilizzare sempre in chiave storica, moderna, digitale. Questa è la prospettiva di cui noi vogliamo dotare il nostro castello. E poi la stessa cosa per il nostro borgo. Abbiamo avuto un finanziamento importante di 1,5 milioni, siamo anche qui nelle procedure, nelle fasi di preliminari, e anche lì realizzeremo una pista ciclabile che dalla marina, insomma, raggiungerà il nostro borgo. Bellissima l'idea delle poesie nei muri. Andremo a riqualificare tutto quanto il nostro corso con delle pietre preziose che richiamano i segni della nostra Calabria. Ci sono stati, insomma, anche dei festival importanti come quello della poesia, sostenuto in maniera significativa dalla Regione Calabria negli anni precedenti e dall'amministrazione comunale, insomma, quindi anche un aspetto particolarmente culturale che ha fatto da cornice a tutti quanti questi luoghi. Questo è uno di quei luoghi che è stato scelto, individuato da Pupi Avati per un film nella nostra regione, La Nozze di Laura,
Rocchi Imperiale, è inutile dirlo, è un set cinematografico all'aperto, si presta ad ogni attività e il nostro borgo vive un risveglio importante perché va a coniugare quelle che sono le tante esigenze ma anche i tanti desideri dei turisti che scelgono Rocca. È un turismo lento, un turismo di ritorno. Medio anche che un turismo inizia ad essere un turismo che guarda con interesse a, diciamo, a quelle che sono anche tanti giovani e ragazze che vengono dall'Europa che scelgono questa terra. Dispenso un altro complimento perché è raro trovare dei giovani così preparati a raccontare il paese. Complimenti anche per il tessuto sociale. Assolutamente sì, siamo ricchi anche in questo. Rocca è una comunità, voglio dire, laboriosa, i ragazzi della nostra terra sono giovani brillanti, abituati a rimboccarsi le maniche e soprattutto sono giovani che amano la loro terra, le loro tradizioni e qui dentro hanno trovato spazi importanti per esprimere le loro intelligenze, per esprimere la loro cultura, la loro capacità. Noi abbiamo lavorato tanto su questi giovani e abbiamo creduto fortemente in questo risveglio. Senta, l'ultima domanda la faccio sempre in ogni paese che vado, come si chiama l'abitante di Rocca? Rocchese. Rocchese, e il rocchese che carattere ha? Rocchese ha un carattere mite, ha un carattere forte ed è un cittadino impegnato nel lavoro, ecco perché io dico sempre è un uomo libero complessivamente, perché non dipende dagli altri, dipende da se stesso, è una persona abituata a farsi strada con la propria forza, con il proprio impegno, con il proprio lavoro. Questo lo rende inevitabilmente forte rispetto a tutto il resto e allo stesso tempo è generoso, è accogliente, è civile e questo ovviamente ci consente, come dire, di accogliere tutte quante quelle che sono le tante prospettive ma anche i tanti che scelgono Rocca Imperiale. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Siamo quasi all'epilogo di questo programma, a parte culinaria, una parte molto importante e la vedremo da qui a poco. E abbiamo già visto il tartufo, ma c'è un altro elemento nel comprensorio che è molto importante, anche perché ha un marchio importante, IGP, e parlo di limone. Limone di Federico addirittura. Vincenzo Marino, buongiorno. Buongiorno. Lei è il presidente del consorzio. Sì. Allora, limoni, qui. Io agrumeti ne ho visti pochi in giro. Pochi? No, mi sembra strano. Non ho saputo guardare probabilmente. Secondo me sì, sembra. Ho visto anche la qualità dei limoni straordinari. Se si affaccia un attimino dal terrazzo qui può vedere che c'è limone. Una grande distesa di limoni. E comunque sia il tipico prodotto di eccellenza di Rocca Imperiale. Cosa di eccellente? Perché allora, tanto la forma è particolare. La qualità e la varietà e le caratteristiche organolettiche del prodotto stesso, perché ha una quantità di limonene che è superiore al 70% e nessun limone troverà in Italia che ha questa quantità di limonene. Una resa in succo del oltre il 35%. In più una quantità di acidità che non deve essere inferiore al 45%. Tutte queste componenti hanno fatto sì che ci hanno fatto ottenere il riconoscimento IGP dall'Europa e dall'Italia. Quindi diciamo che perché queste caratteristiche? Queste caratteristiche sono dovute un po' al microclima che si forma in questo territorio, perché il nostro territorio è circondato da due torrenti che scendono verso il mare e dal mare e dalla collina, quindi messi insieme queste componenti delle organolettriche fanno in modo tale che il prodotto nasca, è un prodotto di eccellenza che difficilmente lo troverà altrove, con queste qualità e con questo. Parliamo intanto di organizzazione, sì. Perché se c'è un consorzio immagino ci sono anche dei coltivatori che sono riuniti insieme o no? Certo. Noi abbiamo, quando abbiamo costituito il consorzio per ottenere l'IGP, io ero sindaco e l'attuale sindaco era il mio vice sindaco, allora assessore all'agricoltura, e abbiamo costituito il consorzio con oltre 120 soci. E durante l'iter, che è stato di circa 10 anni, si è disperso il numero dei soci e una volta raggiunto, ottenuto l'IGP nel 2012, con l'IGP abbiamo dovuto cambiare il nome del consorzio e da consorzio di
di tutela e valorizzazione è diventato consorzio di tutela solamente. Quindi abbiamo dovuto rifare il consorzio come consorzio di tutela. Rifatto all'allora presidente ci ha consegnato 29 soci. Oggi siamo come soci produttori 73. Complimenti. Mentre io sono presidente da circa 6 anni, mentre io sono anche produttore, piccolo produttore, ma sono produttore. E mentre abbiamo anche 11 confezionatori che confezionano i prodotti e lo vendono. Parleremo tra un po' di prodotto. Sì. Una spiegazione, perché passo di qua, mi scuso. Sì. Abbiamo accennato prima del fatto di Federico, ma che nesso ha con Federico il limone? Beh, Federico sembra che la storia del limone a Rocca Imperiale sia nata quando è venuto Federico, che qui veniva a caccia. Parliamo del 1200, quindi c'era già il limone. Già c'era il limone, si dice, ma questo io non ho certezze matematiche. Allora parliamo di prodotto. Voi oltre a commercializzare ovviamente il limone, lo trasformate, da quello che ho capito. Sì, io. Ci sono già produttori che si sono attivati. Ingegnati, oltre che attivati, ingegnati a fare qualcosa di particolare. Attivati con vetture, delle industrie, con vetture, limoncello. Riuscite a fare, oltre alla confettura di limone, in questo caso, questo è anche limone, no, questo è arancia, anche l'arancia. Arancia, limone, e poi limoncello. Limoncello, l'olio al limone. Olio al limone. Olio al limone. Questo qua sarà straordinario sul pesce. Insomma. Ci sono anche altre. Non hai bisogno di mettere il limone normale, l'olio al limone. Ma ci sono anche dei frantoi che già fanno l'olio al limone IGP. Con questo limone addirittura IGP, quindi zucchero aromatizzato al limone. Anche questo è un prodotto, credo, di nicchia, perché non ho mai visto una cosa del genere. La pasta? La pasta. Pasta al limone? Sì. Oddio. Poi. Ma non oso pensare. Con che cosa la condisce? Con il succo di limone. Cioè fa la pasta, la bollisce e poi mette succo di limone sulla pasta? No, è già dentro, è già fatta. Già con che cosa va condita allora? Beh, questo io so che usano il succo di limone, però come fanno non sono io il produttore. No. Quindi non riesco a spiegarglielo. La limonata, insomma, classica. Ecco qua. Insomma, una buona limonata, insomma, l'estate. Questa è ottima, come limonata è ottima per l'estate, giustamente, come dice lei. Per il resto, noi il nostro prodotto, il nostro limone, lo chiamiamo anche limone che si mangia. E come può notare, vedere e possibilmente assaggiare. E non è amaro? Può notare che il limone non è amaro come si può pensare o si può dubitare. No, io non sono un grande, come dire, cultore del limone nel mangiarlo, però sto sforzo. Comunque deve solo assaggiarlo. Facciamo una cosa. Ho qui con me l'assaggiatore ufficiale. Benissimo. Del programma, che è poi il direttore del programma. Antonio, vieni qua, ti uso da cavia come sempre. Tocca a te mangiarti il limone, tu mangi tutto, figurati. Se ti tirerà dopo le muore, pulisce, poi IGT. Quindi. Vabbè, basta che è mangiabile, tu divori tutto. Qua il limone è buono. Qua il limone è buono. Mangiato così è già una cosa. Io gusto sempre. Lo vedo, anche il limone? Anche. Radici, sempre. Limone. Limone. IGT? IGP. Ha detto così, o no? Avevi capito bene. Ma ci vuole il sale? No, anche se vuole può mangiarlo anche con sale, lo addolcisce, però questo non lo deve fare. Tutta la buccia. Lei doveva mangiare insieme le due cose, e vede che è molto più dolce. No, ma non si tira indietro. Non si tira indietro. Se il presidente del consorzio. Se lo mangia insieme è tutta un'altra cosa. Si mette su, mangia tutto. È ancora più dolce. Mi dica se è vero. È vero. Comunque fare l'assaggiatore ufficiale comporta anche questo grande sacrificio che io bene o male, io ogni mattina. Capito, grande sacrificio. Lui, perché mai è un sacrificio poveri, no? Lei combattiamo. Ogni mattina che diceva? Io ogni mattina. Scusate, posso? Succo di limone con acqua calda, un bel bicchiere. Potesse che su mangia tutto. Radici, sempre. E che dire, assaggiate il limone di Rocca Imperiale, perché il limone è importante. C'è anche chi usa il limone per la goccia di limone nel caffè per il mal di testa. Sì, è vero. È vero. Quindi
diciamo, proprietà terapeutiche. Un uso terapeutico. Poi non parliamo nella cucina, poi questo ci vorrebbero i cuochi per spiegare. Beh, il limone, un po' tutto l'uso che si fa del limone. Non parliamo dei dolci, che si, quindi diciamo che l'uso del limone è tantissimo. È dappertutto. Troviamo alla Forgia del Gusto, ritroviamo Marisa e Annalisa, prima storiche, adesso invece sotto forma di massaia, con abito d'epoca peraltro. C'è un piatto tipico che si fa proprio qui a Rocca Imperiale. Cos'è? Si chiama Rashkatil con... Come? Rashkatil. La S deve suonare, Rashkatil. Rashkatil. Con pomodoro fresco e cacio ricotta. Ah, questo ci mettiamo pure il cacio ricotta sopra. È un piatto tradizionale che si fa durante le giornate di festa. Anche le giornate di caldo come oggi. Giorni festivi, ecco. Anche durante il caldo. Facciamo un sugo semplice proprio perché siamo in estate. Pasta, immagino, acqua e farina, che mettiamo? Sì, semola di grano duro, sale e un po' d'acqua. La forma cambia? Cambia la forma. Dipende adesso, come si usa il dito, detto Rashkatil. Adesso andiamo a vedere. Allora, procediamo con l'impasto. Formiamo una piccola fontanella. Mettendo la semola, non mettiamo tutta. Il dialetto munzeio della mia zona. Qui come la chiamate qua in dialetto? Fontanella. Ah, fontanella. Fontanella, tranquillamente. Poi ci mettiamo anche il sale? Un pizzico di sale, ma giusto per così, per salare la pasta di sale dopo, ognuno. E poi aggiungiamo pian piano l'acqua. Dobbiamo fare amalgamare in sostanza, sì, far diventare una pastella. Per fare un impasto non troppo duro, né troppo morbido. Ma la casa la fate pure? Sì. Siamo sicuri? Beh, sì. Non mi parlano mani impastatrici di pasta. Da piccola vedevo sempre mia nonna. Quindi cioè, qua vedi passate da... Sì, ogni volta che preparo questo piatto affiorano i ricordi della mia infanzia, ecco. Poi ovviamente. Senti, per preparare per 6 persone, quanto farina dobbiamo mettere? Allora, io uso la tecnica dei pugni. Basta prendere una manciata così. Un pugno di farina a una persona? Sì, sì. Non lo so. Un piatto ti esce un 120 grammi. Quindi se pugna di farina per 6 persone. Sì, acqua quanto basta? Acqua quanto basta, bisogna. Ecco. Stiamo preparando la pasta. Sì. Va impastata tanto? No. È giusto. Raccogliamo la farina e poi ci rendiamo conto magari. Semola, questo colore giallognolo. Sì, sì, semola di grano duro. Deve essere una pasta rustica comunque. Ci siamo. Io sono curioso di vedere la forma. Sì. Per capire che sono i Rashkatil. Ho imparato, hai visto che ho imparato. Ovviamente utilizziamo il pugno. È da stamattina che provo a pronunciare Rashkatil. Utilizziamo il pugno, così lavoriamo la pasta. Brava però, davvero li fa a casa. Pensavo prendesse in giro, invece le fa a casa. Aggiungiamo un po' perché scappate un po'. Ma va è bene troppo così, morbida, per mi questo buona. Abbiamo lasciato un po' di... Hai occhio anche per quello, complimenti. Grazie. Ma con che cosa la scatriamo? Con le dita. Sono le dita, servono? Sono le dita, perché comunque l'impasto. Che sono orecchiette, che sono? Non sono orecchiette, adesso la stendiamo. Sono scatriamo. Sono simili agli gnocchi. Ah, ecco. Diciamo, almeno si usa poi quello strumento apposta per... Ma ci vuole uno strumento per modellare? No, per questo no. Per la scatella no? No, no. Basta questa, la spianatoia, che in dialetto si chiama uscanator. Uscanator. Credo che delle signorine della sua età sia una delle poche a Rocca Imperiale. Che fa il Rashkatil. Che sa può fare il Rashkatil. Rashkatil. Credo che ancora non hai imparato. Rashkatil. Rashkatil significa grattate? Sì. Sì. Grattatil. Allora,
Raschatilla. Grattatilla è un'altra cosa. Proviamo. Raschatilla. Allora, adesso dividiamo l'impasto, così mi aiuta anche la mia collega. Ecco. Facciamo... metà e metà? Riduciamo, sì, li riduciamo in cilindri. Adesso la stendiamo un po' la pasta. In forma tipo grissino. Ho facciamo capito. Dei cilindri. Signore, il titolare del... Sì. Fa il cuoco? Ma cuoco io non mi definisco. Fa lo chef? No, sono uno fa che... Fa Cannavacciuolo? Uno che sa cucinare sa mangiare. Sa mangiare si vede. Si vede. Siamo due che sappiamo mangiare. Sì, beh. Poi se vi fa piacere vi invito a pranzo e magari assaggiate qualcosa. E come no? Allora, stiamo per fare i raschatil. I raschatil, ecco, vediamo un po'. Facciamoli tutti della che stessa mano, che mano straordinaria, ma tutte e due, l'altra è già pronta, Sì. Ecco che vediamo, comincia il raschatil. Sì. Ma è facile fare, come i cavatelli sono. Lei adesso li fa di una dimensione un è po' difficile? Più grande. Ecco, possiamo farli di diverse provare? Dimensioni. Prego. Ma è così? Tu li fai che non è difficile, vedi? Io li faccio. Mica sono bravo, va. Sono bravo. Mica non sono bravo. Non mi assumi? No, no, no. Non mi assumo. Mi dispiace. I raschatelli me li lascio io. Io adesso... A parte che io ho lo staff al femminile, quindi preferirei comunque, senza offesa. Li riduciamo a piccoli tocchetti, io faccio così. Quindi con un dito stavolta? Sì, anche con due. Posso? Adesso vi faccio vedere. Posso? Sì, prego. Posso raschatellare? Sì. Raschatelo. No, io faccio così. Vediamo come fai tu. Che voglio provare a fare io? E con il dito medio graffiare. Scusa, non arrivo adesso. Ecco, questo allora. Ah, ecco, vabbè, è completamente la tecnica. Sì. Deve essere, devi fare proprio forza. Deve raschiare. Deve scivolare sulla farina. Si deve, ecco, deve graffiare. Vabbè. Scavare. Deve e... ruotare sulla farina. Eccola. È complicata, dai, per me è complicata. Così, guarda. Molto più. Viene così. Allora, questo, signori, è un raschatil. Eccolo qua. A Rocca Imperiale, questa è la pasta tipica. E tra un po' andremo ad assaggiarla. Utilo disse a te che non ti voglio, fattino pagliarello che ti piglio, avitti chi sta cia su panna palla. Va bene, allora possiamo calare la pasta, i nostri raschatil. Facciamo delicatamente. Nel frattempo abbiamo preparato un sughetto semplice utilizzando un pomodoro pachino. È un pomodoro che è stato coltivato, comunque abbiamo utilizzato i prodotti di Rocca Imperiale, l'olio di oliva, il pomodoro, basilico. Poi una volta, un attimo solo, devono stare 5 minuti circa, dipende, questo dipende dallo spessore della pasta, ecco. Poi li scoliamo e li amalgamiamo con il pomodorino fresco. Perfetto, ci siamo, possiamo scolare la pasta, non troppo, così possiamo farla poi amalgamare. Oddio. Eccoci. Abbiamo messo nel pomodorino, amalgamiamo il tutto e poi possiamo. Sono pronti, possiamo chiudere e impiattare. Aggiungiamo un po' di cacio e ricotta. Bello fresco. Un pomodorino così. Scusate, permesso. E poi una foglia di basilico. E il piatto è pronto.
ma cosa mi tocca fare? Anche in mezzo al paese ti abbiamo servito come un pascià. Lo sono. Hai visto? Certo. La Forgia del Gusto. A Rocca Imperiale? A Rocca Imperiale, che fa un piatto che si chiama Rashkatil. Che pronuncia? Al pomodoro, hai visto? Eia. Ho imparato pure a dire Rashkatil. Tu hai imparato a dire Rashkatil? No, non me li fare dire. Io intanto prova. Rashkatil. No, Rashkatil. Rashkatil. Sì, va bene. Buon appetito, radici. Rashkatil. È l'orario. È Rashkatil. Vabbè, dillo tu e io mangio. Rashkatil. Dillo tu che io mangio. Vado? Buon appetito. Vai, fammi sapere com'è, com'è. Com'è? Io provo ad aprire questo vino. Abbiamo scelto un rosso per te. Va bene, ci va. Comunque pomodorini, va bene. Terraspra si chiama. Farina, siamo di grano duro. Nella vicina regione. Sale e acqua. Credo che siano più semplici di così, è la manualità. E certo, Rashkatil sul Rashkatil. Significa che è stato raschiato. Ed è questo luogo ti piace? Vabbè. Da re, come sempre, poi così sotto l'arco, insomma, abbiamo fatto una camminata stamattina e l'avevo individuato. E poi nell'orario qua il proprietario Giuseppe mette il tavolo o i tavoli a secondo il numero delle persone, oltre al terrazzo. Allora, abbiamo scelto un rosso per te, si chiama sì, Terraspra, Rashkatil. Un rosso aspra di Basilicata. Va bene. Un po' di pane. Poi viene buono, Sì? Già l'hai assaggiato? Beh, la Basilicata scuro, ce l'abbiamo vicina. Allora. Mangia il Rashkatil con pomodoro in cop. E il pane. Ci ha messo pure la ricotta. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Dalla trattoria La Forgia del Gusto a Rocca Imperiale. Ah. Buon appetito. Buon appetito. E mangia in bimbo. E beviamo. Giuseppe è il gestore della Forgia del Gusto, che era una forgia qua prima? Sì, è un'ex forgia, praticamente chiusa, era chiusa da circa 40 anni, ma era inizialmente l'unica forgia del paese. E tu ci hai fatto la trattoria invece? C'erano Mastro Pietro e Mastro Antonio, si chiamavano. Mastro? Mastro Pietro, Pietro, e Mastro Antonio. Ah, Pietro, Pietro, erano due soci che sono stati, tutti mi dicono, 44 anni, una società che è durata 44 anni senza scrivere niente, senza litigavano H24, ma si volevano bene. Quindi poi c'è da lì Mastro Peppe. Mastro Peppe. Sì. Senti, che tipo di cucina offre? Allora, noi offriamo in parte cucina tipica calabrese, diciamo qualcosa avete visto pure voi, no? Tipo il piatto che hanno presentato le ragazze, ma siccome l'evoluzione è quella che è, i tempi cambiano e bisogna adeguarsi, il nostro piatto forte oggi è la carne di Angus a chilometro zero. Dico chilometro zero perché ho il piacere di avere mio fratello, uno dei miei fratelli, che li alleva e ce li ha qui a Tursi, a 20 km a linea d'aria praticamente. Quindi sono animali che crescono allo stato semibrado, senza uso di antibiotici, una carne eccellente, con solitamente non meno di 30 giorni di frollatura, quindi è il top, il top, il tenerissima. Senti, chi è il tuo cliente tipo? Chi viene a mangiare qui da te? Ma oddio, non c'è un cliente tipo, il cliente dell'Angus è un cliente particolare, il cliente che sa quello che vuole, è esigente, però è anche, voglio dire, disposto a spendere senza problemi. Magari poi c'è anche il cliente che perché non l'ha mai assaggiato, perché non la conosce, ogni tanto qualcuno salta fuori con l'affermazione che la carne è buona ma costa. D'altra parte il risparmio con qualità non vanno a braccetto, insomma, ecco. Adesso ti lascio dire in dialetto di Rocca. Sì. Benvenuti a Rocca, venite a mangiare al tuo locale. Benvenuti a Rocca, penso che non si possa tradurre. Venite a mangiare un locale mio, casa mangia di buono e c'è un bel vino fatto con l'acena a Forge, chiamata a Forge, a Forge d'Augusto. Terra di confine, caso di dirlo, siamo al confine tra la regione Calabria e la Basilicata, finisce qui il nostro viaggio a Rocca Imperiale, tra culto, gusto e
castello straordinario. E ci ritroveremo giovedì prossimo, altro luogo, altra piazza, chissà, altro castello, altro lido. A giovedì prossimo. Fatta di no per dormire, è fatta pure per fare all'amore, ma qua va panza vuota, che va a fare, sperare in propitrigli e calamari. La notte è fatta di no per dormire, è fatta pure per fare all'amore, ma qua va panza vuota, che va a fare, sperare in proprio tritti e calamari. Me mamma disse no, non t'indiri, chi sta la terra tua e canta stari. Me padre di nuevo, non mi ricordo, si è alzato una mattina per partire. E chiudo a mare, chiudo per piscare, gli appicchi tutto e non l'onda pagare. È vero, non pagavo mai con denari. Pigliavo uno pisci e a vita c'è padari. E chiudo per piscare, gli appicchi tutto non l'onda a pagare. È vero, non pagavo mai con denari. Picchiavano pesci e a vita c'è padari. Thank you.
quanto strati e paesi e città io conosco e quanto treni a scendere e a inchianare, quanto facce di uomini, di femmine, di picciritti che salutano e lo treno chi passa e li robbi stenduti e li trizzi dagli alla finestra. Quanto notti e quanto voti puntare i denari con la mano tra la sacchetta affondata e quanto strada con i piedi che dolino e lo cori che si squaglia come gira. Questo programma è presentato da Centro Commercio Ingrosso Abbigliamento Corredi Tessuti Antonino Caracoglia, via Lembo a Merito. Autodemolizioni 100, Contrada Falco, Gioia Tauro, da tre generazioni con voi. Elettricità per Ronace, via Martiri di Gerace a Cavologna Marina.